Comuni al voto in Emilia-Romagna, 5 capoluoghi di provincia. Si va verso alleanze strutturali tra PD e Movimento 5 Stelle. È un test importante questo di primavera per l'Emilia-Romagna e noi siamo seduti a tutti i tavoli per dare il nostro contributo, per confrontarci e ovviamente disponibili a creare dei progetti per i capoluoghi di provincia, per i vari comuni, che siano utili per le rispettive comunità locali. Ci siamo, speriamo di poter realizzare una coalizione vincente e ovviamente ovunque è possibile. Seconda e ultima domanda da parte mia, terzo mandato, Emilia Romagna è una delle regioni che potrebbe andare al terzo mandato, Bonaccini si parla che potrebbe candidarsi alle europee, ma certamente un terzo mandato aprirebbe delle nuove opportunità anche di alleanze. Ma guardi, io non ne facciamo come Movimento 5 Stelle una questione di nomi, ovviamente voi sapete che anche al nostro interno abbiamo la regola del doppio mandato, quindi una prospettiva turnaria per noi è utile per tutto il sistema politico, ma ripeto, non entro adesso nella questione assolutamente del presidente in carica di Bonaccini, insomma, che sta operando al meglio. Presidente, le dimissioni di Sgarbi minano un po' l'equilibrio del governo oppure rientrerà tutto? Come le ha valutato? Ma guardi, noi ci siamo battuti con tenacia per ottenere questo risultato. Avremmo voluto che si arrivasse prima, perché non dimentichiamo che siamo stati sui giornali più importanti internazionali per questa notizia che ha danneggiato l'immagine dell'Italia. Sorprende che Sgarbi abbia dichiarato la Meloni, il Presidente Meloni non mi ha chiesto nulla. E in realtà la Presidente Meloni doveva prendere in mano questa situazione ben prima, evitare questa scheggia forte all'immagine, al prestigio delle istituzioni di governo italiano e quindi all'immagine dell'Italia. Ma purtroppo per lei è facile criticare l'amichettismo di sinistra, quando si tratta invece dell'amichettismo di destra o del familismo evidentemente si gira dall'altra parte. Presidente, mi scusi, in questo momento c'è anche questo scontro molto forte tra Salvini e il sindaco di Bologna sulla Città 30. Io le volevo chiedere, lei crede che sia importante in questo momento rallentare per strada? Guardi, io credo che Salvini debba fare il ministro senza invadere le prerogative dei singoli sindaci che conoscono le rispettive comunità, i propri centri abitati e che si assumono una responsabilità di imporre dei limiti di velocità per garantire ovviamente la sicurezza stradale, ovviamente ne rispondono alla loro comunità locale. Il fatto che si entri da parte del ministro delle infrastrutture, senti a gamba tesa su questa questione, peraltro con un approccio che rischia di essere ideologico, perché se è un approccio che vuoi imporre a tutta Italia non può che essere astratto e ideologico, ecco, io credo che la soluzione vada affidata ai sindaci. Presidente, la